Ma non lo sapevi? No. Quelli che muoiono vengono mandati prima nel sepolcro, non vanno direttamente in cielo. Ma la nonna è andata subito in cielo, che è il luogo della giovinezza eterna. Forse la sua anima, ma lei è sottoterra, dentro la cassa. No, non è vero. Ti sbagli, ti sbagli! Mi scusi. Dove vai? Alla spiaggia, ho un appuntamento con una balena. Oh! Eh già, ho un appuntamento con una balena. La nonna è in cielo, vero? Non è sottoterra dentro la cassa. Ma chi ha detto questa sciocchezza? Quella cuoca grassa dell'albergo. Non preoccuparti, Cioppi. Anche se il corpo è sottoterra, l'anima è in cielo. E dov'è la tomba? Dove l'avete messa? La tomba è a Madrid. Oh, dimmi dov'è, mamma. Cioppi, ti prego, non farmi piangere. È al cimitero di Alminade? Sì, preghiamo per la nonna ora. No, non voglio, non mi piace. Cioppi! Cioppi, ti ho fatto aspettare molto. Scusami, ma si sta così bene nel mare. Una vera meraviglia. Giuseppina, liberiamo la nonna da sottoterra, ti prego. Ma che cosa stai dicendo? Ti è successo qualcosa? Non mi piace che il corpo e l'anima siano separati. Non riesco a capire perché debba succedere. Allora, che cosa vuoi fare, Cioppi? Dimmi. Vorrei mandarla in cielo. No, non è possibile. Solo l'anima può andare in cielo. Allora, in un posto più bello. Certo, non posso permettere che rimanga sottoterra. Va bene, allora facciamo così. La portiamo in un posto splendido che non è sottoterra, non è sott'acqua e non è nell'aria, d'accordo? Sì. Cosa facciamo, Giuseppina? Saliamo su questo camion. Fa così caldo che ci farà bene stare in un camion frigorifero fino a Madrid. Avanti. Adesso, Cioppi. Ma fa freddo, Giuseppina! Mi spiace, per me invece va molto bene. Sento come se fossimo il Polo Nord. Brrr. Deve far molto caldo a Madrid, vero? Sì, ma adesso saranno andati tutti al mare o in montagna. Scappano, fa caldo. Anche la nonna lo deve sentire molto. Dobbiamo aiutarla subito. Hai ragione, Cioppi. Ah!
Gioppi, quanti pesci! Mi spiace, ma non ho potuto non sentire la vostra storia. Questo sì che è un problema. L'uomo non è fatto bene. Si possono separare il corpo e l'anima. Noi siamo più semplici e facili. È proprio una fortuna essere pesci. Caro Polipo, non parlare di cose non esatte. È la volontà del Signore e l'uomo deve rispettarla. Noi invece serviamo solo a nutrire gli esseri umani. Sai, mi fa proprio invidia vedere che hai un amico così buono. Da quando sono nato e per sempre non ci divideremo mai. Non è vero, Giuseppina? Che caldo che fa! È quasi insopportabile. Troviamo la tomba della nonna subito. Avanti, dovrebbe essere qui vicino. Sì, ma dove? Vedi il cipresso? È l'albero che c'è nei cimiteri. Ah, ma quante cose che conosci, Giuseppina. Ah, che caldo! Quante tombe! Quale sarà quella della nonna? Costa, costa, costa. Abuelita Costa, nonna. Allora, tu sei proprio qui, nonna. Nonna. Abbi un po' di pazienza, nonna. Presto ti porterò in un posto più fresco. Gioppi, io tiro fuori la casa della nonna. Ti prego, di una preghiera per lei. Dobbiamo chiedere il benestare del Signore. E come farai? È un segreto, un po' di magia. Ho capito. Padre mio che sei in cielo, ti prego, dacci il permesso di portare la mia nonna lontano da qui. Bocca, Gioppi. Sì. Oh, ciao, nonna. Non ci sono problemi. Arriveremo facilmente sull'Atlantico. Ma come
come sei rapida, Giuseppina! Mi sembra diventata un'aereo a reazione adesso! Veloce, sempre più veloce! No, ma ho trovato un metodo molto comodo! Un pesce più grande al quale mi sono attaccata! Capisco! Aspetta ancora un poco, nonna, e vedrai in che bel posto ti portiamo! Che gentile che sei, Cioppi! Mi sembra di sentire la voce della nonna. Sei tu, nonna? Di Santiago, dedicato al grande santo. Ah, com'è bello e com'è tranquillo. È San Santiago che con la sua bontà ci ha protetto in questo viaggio. Sì. Cioppi! Guarda, l'oceano Atlantico! Ah, oh, che bello! A me il mare piace più di tutto. Cioppi, che bello! Cioppi, vieni fuori! Il vento del nord è freschissimo! Ah, che aria buona! Guarda, Cioppi, siamo arrivati in mezzo agli iceberg! Attenti, una baleniera! È una cosa seria, nonna. Siamo tra l'incudine e il martello. È arrivata una baleniera. Ma faremo del nostro meglio. Combatteremo finché ti avremo trovato un bel posto nel Mar del Nord. Stai attento, Cioppi. Mi spiace, Cioppi, ma non posso stare sott'acqua per tanto tempo. Allora devi risalire. Sì, ma la baleniera lo sa e aspetta a colpirmi appena fioro, perché anche una balena deve respirare. Oh, che disgrazia! Oh. Maledetta baleniera! Per sempre, fra un po' dovrà riemergere, no? Non ne potevo proprio più. Fuoco! Cioppi, non ce la facciamo! Resisti, Giuseppina! Dove sei cacciata? Cioppi, viene qualcuno a salvarci. Il signore ci manda lo spirito del ghiaccio. Dove, nonna? Posso esservi utile? Nonna, che
accade? Ascoltami bene, lo spirito può impedire il male, ma non può muoversi da solo perché non ha corpo. E allora? E allora tu e la balena dovete liberarlo da quella scomoda situazione e portarlo lontano dai ghiacci. Su, coraggio. Proverò, altrimenti prima o poi la baleniera ci troverà. Forza, facciamo del nostro meglio. Può essersi cacciata. Ehi, baleniera, sono qui. Adesso ti colpisco. Sono qui. Ehi, siamo qui, vieni a prenderci. Ora mi arrabbio però. Più nulla, ma state attenti. Evviva, abbiamo vinto, nonna! Grazie a te, Cioppi. Hurra! Nessuno ti disturberà qui. Ti ringrazio, Cioppi. Grazie al tuo coraggio e a quello di Giuseppina, io sono ora in un posto migliore e dal cielo ti proteggerò. Addio, Cioppi. Addio, balena. E rimanete sempre buoni amici. Di buongiorno ai nostri amici del cielo. Adesso mi sento molto meglio. Certo. Ma ora dobbiamo cambiare il nome sulla tomba perché la nonna non è più lì e per fare questo è necessario tornare al cimitero. Eh già, dovremo scrivere... La nonna dorme nel Mar del Nord, circa 80 gradi latitudine nord. Ah, sai anche dove siamo? Ho studiato geografia a scuola. Sicuro che è la nonna. Torna in cielo con l'aurora boreale. Nonna! Nonna! Di buono. Sogna d'occhi al verde.
anche come te. Dai, da brava, non mi schizzare. Attenta, Giuseppina. Aspetta. Brava, Giuseppina, vieni. Bravissima.